Buongiorno a tutti ragazzi della Quinta Artistico. Proseguiamo il nostro ciclo di video lezioni dedicato questa video lezione a Eugenio Montale. Ciclo di video lezioni sempre sul tema della natura. Noi leggeremo di Eugenio Montale una poesia sempre che ha a che fare con questo tema. Ma in questa video lezione, prima di leggere e commentare appunto questa poesia, a cui sarà dedicata una video lezione successiva. Invece qui introduciamo l'autore, la poetica, anche la vita, soprattutto appunto specificando qual è il rapporto che Montale ebbe con la natura, in particolar modo nella sua prima raccolta poetica, quella da cui è tratta la poesia che andremo a leggere. Sul vostro libro troverete Montale da pagina 52 seguenti, ma come abbiamo fatto anche per Pascoli, Ungaretti e D'Annunzio, la vita io non la inserirò nel programma, quindi non è da studiare. Da studiare soltanto la parte, diciamo, della poetica, da pagina 59 a pagina 64. Sulla vita diciamo qualcosa adesso molto rapidamente, appunto per inquadrare l'autore. Montale nacque a Genova nel 1896, quindi è un poeta ligure. A differenza degli intellettuali di quel periodo, Pascoli e D'Annunzio, che erano nati anche molti anni prima, ma anche a differenza di Ungaretti, un autore più vicino, no? Perché Ungaretti cronologicamente era nato nell'88, ma abbiamo ricordato che Ungaretti ha avuto modo di studiare ad alti livelli in scuole prestigiose. Ecco, Montale, dobbiamo ricordarci che è già in questo isolato rispetto al panorama letterario italiano, perché lui studiò all'Istituto Tecnico Industriale e si diplomò come ragioniere. Quindi diciamo che la sua formazione è una formazione da autodidatta, cioè appunto non intraprese mai una carriera, diciamo, accademica, universitaria in lettere. Un autodidatta, si formò da solo. Principalmente trascorrendo tantissimo tempo presso la biblioteca Berio di Genova, dove leggeva avidamente autori classici e contemporanei. Tra le sue prime passioni, oltre alla letteratura, ma ripeto, non come passione, diciamo, di lavoro, come intrattenimento, ecco, nella lettura, un'altra sua passione fu il canto, la musica. Da giovane lui credeva di poter diventare forse un musicista, un cantante. Un cantante di opera lirica, ecco, aveva appunto seguito delle lezioni per diventare baritono. In realtà questa carriera poi non la intraprese, però i suoi primi lavori, diciamo, in ambito letterario, di scrittura, diciamo meglio, più che letterario, furono recensioni a opere liriche, cioè i primissimi scritti di Montale furono proprio delle recensioni a opere liriche che lui andava a vedere in prima persona e poi le recensiva, un po' come succede oggi, può succedere oggi, magari non più per le opere liriche, che sono un intrattenimento magari da anziani, ma può succedere per i concerti, no? Non so se qualcuno di voi lo fa, forse no, ma sui blog, su internet, no, fioriscono ovviamente anche, proliferano recensioni, esempio, ai concerti. Una persona che ci va recensisce, fa un suo commento più o meno articolato, più o meno critico su quello che ha sentito, su come il musicista ha cantato e così via. L'attività di poeta di Montale inizia intorno al 1916. Infatti, a quest'anno, al 1916, risale la sua prima poesia, diciamo, significativa, che è anche quella che leggeremo, e che rientra nel tema della natura, il cui titolo è Meriggiare pallido e assorto. Una poesia in cui vedremo evocata la natura del paesaggio ligure, non tanto Genova, che era la città, abbiamo detto, in cui era nato Montale, ma soprattutto la Riviera delle Cinque Terre, dove lui, con tutta la famiglia, era solito trascorrere i mesi estivi. Ed è in questo paesaggio, appunto, che vedremo, oltre a scrivere questa famosissima poesia, matura l'ispirazione per scrivere una serie di poesie che finiranno confluiranno nella raccolta Ossi di Seppia.
Nel 17, l'anno dopo la stesura di questa sua prima importante poesia, che però, ripeto, verrà pubblicata solo diversi anni dopo, Montale viene arruolato nell'esercito. Del resto, se uno fa il conto, nel 17 lui era nel pieno delle forze, no? Era poco più che ventenne e ovviamente l'Italia era in guerra. Montale viene arruolato nell'esercito, gli viene affidato anche il comando di un avamposto in Trentino, diciamo, quindi combatte da quelle parti, nelle parti del Trentino, anche se Montale poi conserverà un ricordo poco eroico di quell'esperienza militare. Un'esperienza che comunque durò anche poco tempo, sostanzialmente solo qualche mese. Gli anni 20 sono segnati, dicevamo, dal 1925, dalla pubblicazione di Ossi di Seppia, ma non solo, perché in questo stesso anno, 1925, Montale firma il Manifesto degli intellettuali antifascisti. E in effetti, Montale, a differenza di Ungaretti, ecco, non solo non prese mai la tessera del Partito Nazionale Fascista, ma firmando questo manifesto, clamorosamente, diciamo che si chiamò fuori rispetto al regime, lo condannò di fatto direttamente. E anche a causa di questo, gli anni venti per Montale furono abbastanza difficili. Lui riuscì a trasferirsi a Firenze nel 27 perché aveva trovato un impiego presso un editore, quindi continua comunque la sua carriera di scrittore e nell'ambito anche della correzione di bozze, quindi nelle case editrici. E sicuramente poi, vabbè, questa esperienza fiorentina è un'esperienza importante anche dal punto di vista culturale, perché era Firenze all'epoca un centro culturale di grande rilievo, perlomeno in Italia. Sempre a Firenze conosce quella che poi diventerà sua moglie, ovvero Drusilla Tanzi, ma conosce anche in quegli stessi anni, oltre a quella che diventerà sua moglie, anche un'altra donna, Irma Brandeis, che noi abbiamo citato perché Montale lo abbiamo ricordato quando ovviamente abbiamo introdotto, no, tutto il discorso sui vari movimenti letterari. Montale, come stiamo cercando di spiegare adesso, e poi spiegheremo meglio anche tra poco, non si può etichettare sotto nessuna corrente, sotto nessun movimento. Lui, diciamo che vive in un'epoca di grandi fermenti, perché vive negli anni delle avanguardie, ma in cui c'è ancora l'onda lunga del simbolismo, vive in questi anni venti in cui c'è il ritorno all'ordine. Ecco, vedremo che nella sua opera tutte queste componenti in qualche modo ritornano. Però avevamo citato, ecco, Montale come esempio di autore che veramente non si può etichettare e che, diciamo, lui fiorisce, poi la sua grande poesia fiorisce forse negli anni dell'ermetismo, ma sicuramente non è ermetico. Quindi quando avevamo fatto quell'introduzione su Montale, avevamo ricordato anche la figura di questa Irma Brandeis, di questa donna, perché è la donna che poi Montale celebrerà nelle sue poesie come una nuova donna angelo. Quindi riproponendo, vi ricordate, un modulo poetico, uno stilema, diciamo, della tradizione classica italiana, addirittura dello stile nuovo, anche se uno stilema rivisitato in una chiave completamente nuova, perché questa Irma Brandeis, cantata appunto come Clizia, come una donna, Clizia è il nome mitologico, ma come una donna angelo, molto diversa ovviamente dalla donna angelo stilnovista, perché non c'è più nessuna componente trascendente. Ma questa donna angelo che può salvare l'uomo, può salvare il poeta, ma anche tutto il genere umano, non è nient'altro che la cultura, la cultura in particolar modo umanistica, che può salvare l'umanità. Quindi avevamo ricordato questa figura perché appunto il classicismo paradossale, il cosiddetto classicismo paradossale di Montale. Quindi si rifà Montale a dei moduli poetici classici per la nostra tradizione, ma li rivisita, dando un significato nuovo, per questo no, classicismo paradossale. E questa Irma Brandeis era una donna anche qui realmente vissuta, un po' come la Beatrice Dantesca, no? Una donna che Montale aveva avuto modo di conoscere realmente, era una donna tra l'altro di origine ebraica, di famiglia statunitense, e con cui Montale strinse un solido rapporto negli anni 30, finché poi nel 38 questa donna, dopo le leggi razziali, in quanto di origine ebraica, fu costretta a abbandonare l'Italia e a ritornare negli Stati Uniti. Ovviamente gli anni della guerra sono molto duri, a maggior ragione, ripeto, per Montale, che si era schierato
chiaramente già nel 25 contro il regime fascista, e superato il dramma della Seconda Guerra Mondiale, la seconda fase della vita di Montale viene trascorsa a Milano dal 48 in avanti come giornalista del Corriere della Sera, una professione che, diciamo, oltre a dargli sostentamento, gli inizierà a dare anche una certa fama. Scriverà articoli di cronaca culturale, musicale, sempre ancora le sue amate recensioni e anche reportage dall'estero. In questa seconda fase della sua vita, Montale incontrerà un'altra donna, va bene, Maria Luisa Spaziani, che verrà cantata e celebrata con il soprannome di Volpe, una donna quindi sensuale, fascinosa, furba, scaltra, opposta e complementare rispetto a Irma Brandeis, la donna Angelo, cantata invece con il soprannome di Clizia. Quindi ecco, avevamo ricordato queste figure di donne perché avevamo ricordato appunto che Montale, però con questo programma ormai che va avanti a soltanto distanza, ma Montale, oltre che per il tema della natura, sarebbe stato interessante leggerlo per il tema della donna. Vabbè. Poi dagli anni 60 del XX secolo Montale ormai è celebrato, ecco, in Italia e all'estero è diventato molto famoso anche proprio come poeta, perché oltre a Ossi di Seppia nel frattempo ha pubblicato diverse altre raccolte anche dedicate proprio al disastro, allo sfacelo della Seconda Guerra Mondiale, in una raccolta intitolata La Bufera e altro. E poi negli anni 60 appunto lui ormai è molto famoso e continua a scrivere poesie anche se con uno stile sempre più diverso, quasi rovesciato rispetto allo stile delle poesie, delle sue poesie giovanili. Una serie di testi che in un registro medio-basso, con un lessico colloquiale, appositamente colloquiale, sono testi che prendono ironicamente di mira le ideologie della società contemporanea. È un Montale anziano, scettico, che sembra, insomma, riflettere nella propria opera un certo disimpegno politico e civile. Del resto, concordemente con quella che era ormai l'epoca, no? L'epoca culturale, quella del postmoderno, in cui abbiamo ricordato, prevale tendenzialmente negli intellettuali appunto il disimpegno. Poi nel 75 una grande soddisfazione per lui, cioè vincerà il premio Nobel, il penultimo italiano a vincere il premio Nobel per la letteratura. Poi l'avrebbe vinto anche Dario Fo, tanti anni dopo, nel 1997. E durante, tra l'altro, questo premio, cioè quando ricevette questo riconoscimento importantissimo a Stoccolma, tenne un famoso discorso sulla poesia, ecco, in cui Montale si chiedeva se fosse ancora possibile la poesia, scrivere poesia nel 1975, un discorso in cui Montale rivela tutte le sue preoccupazioni nei confronti del degrado a cui la poesia, ma l'arte in generale, è esposta nella società dei consumi. Sei anni dopo, nel 1981, morirà Montale a Milano e poi, tra l'altro, la sua salma verrà invece seppellita a Firenze, vicino alla salma di sua moglie, Drusilla Tanzi, un'altra, diciamo, terza donna importante nella sua vita, a livello civile, diciamo, la più importante perché appunto era sua moglie, che però era morta già nel 1963, c'è da dire. Questa donna invece, celebrata nelle sue poesie, con il soprannome di Mosca, in riferimento anche alla miopia di questa donna che aveva degli occhiali molto spessi. È chiaro che questi soprannomi sarebbero da spiegare, ma ecco, lo faremo se avremo tempo e tratteremo Montale nel tema della donna. Invece, per quanto riguarda il tema della natura, ecco, dopo questa breve presentazione sulla vita, andiamo a dire qualcosa di più appunto Montale e la natura. Quindi sono le pagine che poi assegnerò anche sul libro di testo per l'esame, da pagina 60 a pagina 64. Con anche una scheda però un po' più avanti di approfondimento, ma sono poche righe, di pagina 70.
Ossi di Seppia, 1925. Abbiamo detto che questa è la prima raccolta di Montale ed è la raccolta in cui più evidente è il rapporto che Montale istituisce con la natura. È la prima raccolta poetica di Montale in assoluto, raccoglie poesie scritte tra il 1916 e il 1924. È una raccolta complessa perché viene pubblicata e i testi vengono scritti in anni di grandi cambiamenti in ambito culturale e letterario, e quindi è una raccolta che inevitabilmente risente di tante tendenze poetiche diverse, l'avanguardia espressionista, e vedremo soprattutto che questa avanguardia espressionista in Montale si fa sentire dal punto di vista del linguaggio, sarà un linguaggio scabro, scarnificato, quello di Montale in Ossi di Seppia e anche soprattutto nella poesia che andremo a leggere noi. Poi il simbolismo decadente di Pascolo e D'Annunzio, che era ancora molto presente nel panorama letterario italiano, che Montale riprende sì, ma per superarlo, ecco. E un altro aspetto che influisce su questa raccolta è sicuramente la restaurazione anti-avanguardista del ritorno all'ordine. E Montale, per certi versi, sperimenta comunque questo ritorno all'ordine, soprattutto sul piano, diciamo, della forma, del lessico. E cercheremo, ripeto, poi di vedere tutte queste cose anche concretamente nel testo che andremo a leggere. Qual è il significato del titolo Ossi di Seppia? Cosa sono gli ossi di Seppia? Gli ossi di Seppia sono degli scarti del mare, perché sono appunto dei residui di questo essere, la seppia, no? Che un po' come succede per i serpenti che cambiano la pelle, no? E si può vedere, no? La muta del serpente, magari d'estate, no? Sugli alberi, di una biscia, di una vipera. Allo stesso modo, anche la seppia, nel corso della sua esistenza, poi questi sono discorsi quasi biologici, però periodicamente cambia, diciamo, il proprio rivestimento, quello che appunto è l'osso della seppia, si dice, che poi è una specie di guscio, no? Quindi, quando questo succede, l'osso di seppia, senza più la seppia al suo interno, diventa uno scarto, che è trascinato dalla corrente e poi chiaramente finisce sulla battigia, come un relitto inutile. Quindi il senso del titolo è che l'osso di seppia è uno scarto del mare. Laddove il mare, lo vedremo molto bene anche appunto nella poesia che leggeremo per Montale, è un simbolo di felicità naturale. È il luogo della beatitudine panica. L'unico luogo in cui è possibile una fusione tra uomo e natura è il mare, ma l'osso di seppia è scartato dal mare. E quindi è chiaro che Montale vede nella condizione dell'osso di seppia gettato sulla terra un riflesso, una proiezione simbolica della condizione del poeta nella società, diciamo, del Novecento, un poeta che si sente ormai esiliato dal mare, cioè escluso dalla natura e dalla felicità. E quindi il titolo Osso di Seppia già in sé ha di fatto, ha in sé già quelli che sono i due simboli dominanti nella raccolta. Da un lato il mare, appunto, perché l'osso di Seppia è uno scarto del mare, e il mare viene celebrato da Montale, appunto, ripeto, come luogo della beatitudine panica e naturale. La terra, che invece è vista da Montale come sede della privazione, dell'esilio, è il luogo emblema dei limiti della condizione umana nel Novecento. E in Ossi di Seppia vedremo che ovviamente la prospettiva di tante poesie che descrivono il paesaggio ligure, ma è sempre una prospettiva da terra, per cui il mare è sempre lontano, sempre all'orizzonte, irraggiungibile. Si può definire questa raccolta un percorso di formazione. Infatti, questa raccolta si articola in quattro sezioni. Noi leggeremo una poesia, Mareggiare pallido assorto, abbiamo detto che si trova nella seconda di queste quattro sezioni. E sono sezioni, diciamo, studiate, cioè le poesie sono disposte secondo un ordine ben preciso. Un percorso di crescita del poeta, rievoca l'infanzia, e l'infanzia come un momento felice, il momento dell'incanto, il momento di un'adesione panica alla natura, ma dopo l'infanzia c'è il disincanto della maturità.
E quindi spero che già a qualcuno stia venendo in mente un possibile collegamento, che poi infatti tireremo fuori anche nelle slide, con Leopardi. Montale amava moltissimo Leopardi, e quindi notiamo che in questo c'è già una somiglianza. L'infanzia viene rievocata da Montale, quindi soprattutto nella prima sezione di questa raccolta, come un periodo di pienezza, di un rapporto organico, simbolico con il cosmo, mentre l'età adulta è segnata da una condizione di spaesamento, no? Di frantumazione, quindi un rapporto che diventa di distonia tra uomo e natura. E veramente qui Montale si pone in linea di continuità con il cosiddetto pessimismo cosmico leopardiano, perché se ci ricordiamo, quando Leopardi poi in età matura, con appunto le operette morali, di cui noi abbiamo letto anche un'operetta, giunge a quel pensiero del pessimismo cosmico, giunge all'idea che tutti gli uomini sono infelici, ci ricordiamo, no? Anche gli uomini antichi sono sempre stati infelici, semplicemente il singolo individuo, durante la sua vita, ha un periodo di felicità che coincide con l'infanzia, diceva Leopardi, e notiamo come Montale riprende proprio questo discorso. Quando si è adulti, nella stagione esistenziale della maturità, che è appunto contrassegnata dal disincanto, dalla rottura, dell'armonia tra uomo e natura, non ci resta che accettare la vita su una terra vista appunto come una terra desolata, in un universo che è disgregato e franante, e quindi siamo costretti a restare lontani dal mare. Montale, abbiamo detto, linea di continuità con Leopardi, lo vedremo nell'ultima slide. Lui però vive negli anni e pubblica questa raccolta nel 25, quindi vive negli anni in cui D'Annunzio, ormai anziano, però era ancora il letterato più famoso d'Italia. E D'Annunzio incarnava l'idea della scrittura come privilegio conoscitivo, no? L'idea che il poeta decadente era colui che era l'unico in grado di rivelare la verità assoluta. D'Annunzio lo aveva fatto poi esprimendosi in un linguaggio particolarmente elevato, roboante, retorico. Montale prende le distanze nettamente da tutto questo. Consapevolmente, anche polemicamente, Montale contrappone alla visione decadente d'annunziana una visione dell'uomo e del mondo fondata sul male di vivere. Il cui corrispettivo espressivo non potrà che essere una lingua arida, scabra, scarnificata, rispetto appunto alla lingua invece altisonante, gonfia di D'Annunzio. Perché? Perché appunto D'Annunzio era convinto di possedere lui la verità e di poterla comunicare attraverso la sua poesia. Montale invece segna un passaggio epocale da questo punto di vista. Il poeta ormai si ritiene al pari di tutti gli altri individui. Vittima, come tutte le persone normali, anche il poeta dello scacco esistenziale, e quindi è inutile chiedere al poeta di sondare il mistero dell'universo, di dare risposte di senso, di dare certezze alle persone comuni. Il poeta è come una persona comune. E quindi non si ritiene depositario di una verità assoluta. Quindi la poesia in Montale perde ogni sacralità, perde ogni funzione consolatrice che aveva magari in Pascoli, e soprattutto non è più uno strumento potente di rappresentazione e interpretazione del mondo, ma diventa lo spazio problematico per esprimere il dubbio, l'incertezza, che sono le caratteristiche precipue, diciamo, psicologiche dell'uomo del Novecento, attanagliato dal dubbio, dall'incertezza, dal crollo dei valori assoluti di riferimento. E in che senso allora Montale segna un superamento appunto del simbolismo decadente? Allora, da un lato abbiamo detto, Montale ritiene che il poeta sia una persona comune e che quindi non abbia chissà quali poteri di rivelare la verità assoluta. E questo è un superamento del decadentismo, no? Supera anche il simbolismo che era la poetica principale del decadentismo, ricorrendo a una poesia precisa, una poesia oggettuale, che ha la propria fonte di ispirazione nella realtà concreta e non in astratte costruzioni simboliche, come ritenevano appunto i simbolisti.
E ricordiamoci che D'Annunzio e Pascoli sicuramente, l'abbiamo visto anche, spero abbiamo capito, anche se con le video lezioni, avevano aderito, no, in tutto e per tutto al simbolismo che era nato in Francia, ma poi appunto con questi due autori, D'Annunzio e Pascoli, era giunto anche in Italia. Ecco, Montale supera il simbolismo di età decadente perché ricorre a una poesia oggettuale, precisa, laddove invece la poesia simbolista era ovviamente una poesia tendenzialmente soggettiva. Poi noi abbiamo ricordato, e non dovete dimenticarlo, che il simbolismo non è che scompare, non è che con Montale scompare il simbolismo. In realtà prosegue, no? E con l'ermetismo, anzi, continuerà a essere un po' una moda poetica. Però Montale si chiama fuori rispetto all'ermetismo e traccia questa linea poetica molto personale, ecco, antisimbolista. La poetica montaliana si fonda, anziché sul simbolo, sul concetto di correlativo oggettivo, su cui avete una scheda di approfondimento, ma sono solo poche righe, pagina 70, e che saranno da studiare, anche perché potrebbe prestarsi a un collegamento con l'inglese, non so se lo farete, Eliot in inglese, perché questo concetto è stato coniato appunto da questo scrittore inglese Eliot, e poi Montale lo aveva fatto suo, diciamo. In base a questa idea del cos'è il correlativo oggettivo? È un'idea secondo la quale lo stato d'animo, i sentimenti di un poeta, quindi dell'io lirico, non devono essere dichiarati esplicitamente in una poesia, ma devono essere espressi indirettamente attraverso che cosa? Attraverso un oggetto. Quindi bisogna partire dalla realtà concreta, precisa, poi quell'oggetto, quella situazione concreta richiamano, sì, l'emozione di fondo, però il punto di partenza deve essere la realtà concreta, non deve essere appunto, non devono essere costruzioni simboliche astratte. E in Ossi di Seppia, il dato oggettuale da cui parte Montale è soprattutto il paesaggio ligure delle cinque terre, e avremo modo di capire, ecco, in che senso questo paesaggio ligure delle cinque terre diventa per Montale proiezione simbolica, quindi correlativo oggettivo, di una condizione di spaesamento e quasi di alienazione dell'uomo del Novecento. Visto che Montale segna un superamento rispetto al decadentismo e al simbolismo decadente, è chiaro che Ossi di Seppia si può leggere anche, e si deve leggere anche, in contrapposizione con Alcione. Alcione, ricordo, è il terzo libro delle Laudi di D'Annunzio, quella raccolta poetica in cui compare La pioggia nel pineto che abbiamo letto e commentato. Anche Ossi di Seppia, come Alcione, è un libro marino, è un libro estivo, ambientato per lo più appunto nella stagione estiva. Il paesaggio ovviamente non è quello della Versilia, come in Alcione, è quello della Liguria, ma è comunque un paesaggio marino, nel senso che ha sullo sfondo il mare, evidentemente. Però nella raccolta montaliana non resta nulla della ideologia d'annunziana esuberante vitalistica. Se ci ricordiamo, D'Annunzio in Alcione cantava l'estate come la stagione in cui era possibile il panismo, in cui, cioè, si poteva raggiungere una totale sintonia, una fusione panica tra uomo e natura, una compenetrazione reciproca nell'unità mistica del tutto. Questo era il concetto di panismo d'Annunziano, che era un concetto, secondo D'Annunzio, che poteva avere una sua applicazione nella stagione estiva. Questa possibilità in Montale scompare del tutto, cioè anche in Ossi di Seppia, abbiamo detto appunto, il paesaggio è marino, molte poesie sono ambientate d'estate, però qui l'estate non è più assolutamente la stagione di in cui è possibile questo mistico panismo, è il contrario. Il paesaggio estivo in Montale è visto come arido, come scarnificato da un sole abbacinante, cioè da un sole, no, caldissimo, e che ha il potere quasi di incendiare ogni cosa. E quindi questo paesaggio estivo cantato da Montale non ha niente della sensualità lussureggiante della natura d'annunziana, e che consentiva proprio questa sensualità, consentiva il panismo. Ecco, la differenza è importante e deve essere ben chiara tra l'estate montaliana e l'estate d'annunziana. Inoltre, in Ossi di Seppia, la prospettiva è sempre da terra,
Quindi il mare, che abbiamo detto, è il simbolo, in effetti, di una mitica felicità naturale in montale, ma il mare è sempre lontano. Predomina la calura, appunto questo caldo oppressivo che scarnifica e pietrifica il paesaggio. I suoni naturali sono stridenti, vedremo anche nella poesia Meriggiare pari al sorto. I gesti degli animali, come le formiche, sono ossessivi e incomprensibili. E la calura dà al paesaggio tratti allucinatori, quasi che appunto l'io lirico sia esso stesso allucinato, cada vittima, no, di allucinazioni a causa della calura. E quindi questo paesaggio estivo di Ossi di Seppia non celebra assolutamente la fusione panica uomo-natura, ma al contrario segna l'estraneità della natura rispetto all'uomo. Ed è per questo che il paesaggio estivo di Ossi di Seppia diventa così il correlativo oggettivo di un disagio esistenziale profondo. Cioè si parte, ripeto, da un dato oggettuale preciso, il paesaggio ligure estivo, e questo paesaggio ligure estivo diventa la proiezione simbolica di un stato emotivo del poeta, che è uno stato di disagio esistenziale. Perché appunto non è cantata l'estate, no? Come una stagione bella in cui c'è un sole, sì, però fa caldo, però in cui noi ci troviamo bene, in cui poi magari arriva anche una pioggia a rinfrescarci, come succedeva nella pioggia nel Pineto. Qui l'estate è vista invece come stagione dalla calura oppressiva, che incendia ogni cosa, che quindi di fatto non dà vita, ecco, l'estate non dà vita a nulla, ma pietrifica. E l'ultima slide è dedicata appunto a una riflessione, a un collegamento tra leopardi e montale. Ripeto, anche leggendo la poesia, nella prossima video lezione ce ne renderemo conto ancora meglio. Comunque possiamo dire che Ossi di Seppia recupera da Leopardi un modulo poetico di questo tipo. Troveremo sempre tendenzialmente una descrizione paesaggistica all'inizio della poesia, poi seguita da una riflessione filosofica. Se ci ricordiamo, questo modulo poetico era già stato appunto frequentato da Leopardi, in particolar modo negli idilli. Ecco, noi avevamo letto L'infinito e Alla luna, no? I due idilli che avevamo letto ancora quando ci vedevamo in classe. In quelle poesie lì, Leopardi partiva da un'evocazione paesaggistica, se ci ricordiamo, no? Il colle del Monte Tabor, cioè il colle lì dietro casa sua poi, sempre nella tenuta di Palazzo Leopardi, partiva da quel dato paesaggistico per giungere a una poesia di pensiero. Nell'infinito era una riflessione sul potere dell'immaginazione, consentiva al poeta di andare oltre la famosa siepe del colle Tabor. In Alla luna invece era una riflessione sulla felicità che può dare il ricordo. Montale tende a seguire uno schema strutturale analogo, e lo vedremo molto chiaramente in Meriggiare pallido assorto. La differenza è che Montale, rispetto a Leopardi, capovolge i termini in cui il paesaggio è descritto. Negli idilli, infatti, ricordiamoci, siamo nella fase ancora di un Leopardi giovane, di un pessimismo storico, e quindi la natura era celebrata ancora come una madre benefica. Infatti, il colle è cantato come caro nell'infinito, e la luna come graziosa in Alla luna. Ecco, in Montale non c'è più spazio assolutamente per la bellezza della natura, che rivela invece ora un volto duro, estraneo, respingente. Ed è per questo, appunto, che abbiamo detto, in Ossi di Seppia l'estate assolutamente non può essere la stagione del panismo, ma al contrario, nell'estate il poeta vede tutta la durezza della natura che si configura come estranea, come in totale ormai distonia con l'uomo. Bene, spero sia stato tutto chiaro. Queste slide ovviamente ve le caricherò su Edmodo, anche sul nostro gruppo WhatsApp. La prossima video lezione sarà dedicata allora alla lettura e al commento di questa famosissima poesia. In questo caso non ve la devo fornire, Meriggiare pallido assorto, perché ovviamente l'abbiamo anche sul nostro libro. Quindi buon proseguimento a tutti e ci sentiamo alla prossima.